Salve a tutti ragazzi, siamo Franco e Francesco. Ah, vi posso fare una domanda? SpongeBob, sì. i tuoi fantagenitori, Danny Phantom, a casa dei Loud, Casa Grande, Sanjay e Craig, i Breadwinners, i cartoni animati di Nickelodeon, insomma. Sapete che cos'è Nickelodeon? Nickelodeon è una casa produttrice che trasmette pure i suoi stessi cartoni, un po' come la Cartoon Network. E dovete sapere che se SpongeBob e a casa dei Loud sono in italiano, beh, esistono pure i cartoni animati che non sono in italiano. No, SpongeBob e Casa di Loud non sono italiani. In Ah, italiano. sono in italiano che c'hanno i doppiatori italiani, c'è il doppiaggio italiano, sì. E come si chiamano queste cose? Oggi faremo i 5 casi lost media di Nickelodeon. Cos'è un lost media? Praticamente è un media che non esiste su internet. Che non si riesce a trovare o non esiste, non ce ne sono più tracce. E oggi ve ne diremo ben 5. E nulla, con questa bella avvertenza, possiamo iniziare subitissimo. Numero 5. Ren e Stimpy. Il doppiaggio in italiano di Ren e Stimpy credo che voi l'avete cercato da qualunque parte. L'avete cercata pure da Boo, il creatore della serie? L'avete cercato su Fox? Questo forse è andato a Cult Party Cartoon, però va bene. L'avete cercato sulla Rai? Sì, l'avete cercato da qualunque parte. Beh, dobbiamo Ammetto. dire che sulla Rai qualche puntata è stata trasmessa Però qualche tempo fa. andiamo con calma. Ren e Stimpy hanno doppiato solamente la prima stagione e Ren e Stimpy è stato trasmesso 6 volte su Rai 2 nel 1995. Che c'è? Però purtroppo sono state 6 volte e tutte queste 6 volte sono state trasmesse sì su Rai 2, ma sapete a che orario? Alle 8 di mattina. Vabbè, comunque era giugno, magari qualcuno era sveglio, però credo pochi erano svegli a giugno alle 8 di mattina. Magari qualcuno che non era andato a scuola, perché a giugno magari è chiusa la scuola. Non si sa quale giorno di giugno, perché ormai è stato dimenticato, però se era un orario in cui si andava a scuola, allora non si poteva registrare nulla. Vabbè, comunque, la cosa divertente è che poi è arrivato lo spin-off Adult Party Cartoon, che è un cartone animato per adulti, non più per ragazzi, e praticamente anche quello lost media. Perché sì, si trovano alcune immagini da una trasmissione da Fox, però per il resto nulla. È vero? È vero. Non si trova nulla. Allora, l'unica cosa che si potrebbe trovare di questo Lost Media sarebbe una clip caricata dal hashtag sigle, che è anche quello di questa bellissima musichetta. Hashtag, hashtag, sigle. E latte von Ficiano. E ragazzi, piace succo di sigle. E latte, sai perché? È sano e naturale dallo succo di sigle. Luca e sigle si litigano sempre, non fanno mai pace. Tan tan tan. E poi piange Luca e si litigano insieme. Poi Edith fan e sigle non fanno niente. Succo di sigle e Luca. Sbattono la testa contro il muro. 10 euro comprate nei supermercati. Comunque, ha pubblicato un episodio in italiano di Rare Steve, che con l'episodio è una clip, però va bene, presa da Rai 2. Quindi si può dire che ha tutta la puntata? Boh, Eh già. decidete voi. Ren, tu sei arrabbiato!
ci puoi giurare, sono furioso. Non sono mai stato così arrabbiato in tutta la mia irosa vita. Numero 4. SpongeBob Matrix. SpongeBob è nato nel 1900. Vabbè, parliamo di SpongeBob, dai, lo conoscono tutti SpongeBob. Lo conosco. Secondo me pure se vai fuori e chiedi un sasso chi è SpongeBob, e loro te lo dicono. Cioè, ti praticamente ti dicono tutta la storia, cioè ti raccontano pure del creatore. Vabbè, comunque. Allora, dovete sapere che SpongeBob ha fatto pure una parodia di Matrix. Ed è questo di cui vi vogliamo parlare adesso. Che era un film bellissimo. Vabbè, a parte queste cose dell'opinione dei film, queste cose qua. Allora, praticamente di che cosa parlava? Era SpongeBob che attaccava dei Patrick Villain. Ok. Ci sta. Si può dire? Ok. Vabbè, comunque. Praticamente disponibile. Ecco, fino al 2017 era ancora disponibile. Poi il video è stato cancellato, purtroppo. Però poi che cosa è successo? Che qualcuno lo ha fatto, lo ha trovato e lo ha rimesso su internet. Però l'audio non si riesce a trovare in nessun modo. E si è capito che comunque questo SpongeBob era stato creato per promuovere il film di Matrix. Sì. Ah, e poi è stato usato, non so se lo sapevate, ma è stato usato pure in una cartella, in un tipo, non so come chiamarlo, di Jimmy Neutron. Praticamente una videocassetta di Jimmy Neutron. Che poi non era vero, era falso sta cosa. Comunque. Andiamo al... Aspetta, c'è un'altra cosa da dire. Ok. È stato usato su Nicktoons e praticamente sì, si è trovato nel 2023, ovvero l'anno scorso, però purtroppo l'audio non si è riuscito a salvare. Numero 3. I cartoni animati persi di Nickelodeon. Questo lo so io, tu non devi parlare. Ok. Dovete sapere che un fottio di cartoni animati che andavano in onda nei primi anni 2010 su Nickelodeon non si possono più trovare. O meglio, alcuni si possono trovare, ma altri proprio sono stati persi dai doppiatori e poi dalla Nickelodeon stessa. Magari Super oppure altri canali che li trasmettevano, cioè li hanno negli archivi? Non lo so. Vabbè, comunque, alcuni si sono salvati, sì, tipo Jimmy Neutron, per esempio. Però solamente le prime due stagioni si sono salvate. La terza è stata persa dalla Nickelodeon e forse pure da Super. I Rugrats si sono salvati pure. Che prima dei Rugrats si trovava solamente con l'audio di Junior TV, che forse faceva schifo, e mo con l'audio Mediaset, quello labello, è sano e salvo, perché forse i Rugrats andava su un programma Mediaset, però va bene. Poi si è salvato pure Fanboy e Cham Cham, che per fortuna si è salvato. Posso dire, i Rugrats mi sembrano i primi Simpson. Perché? Hanno la stessa animazione dei primi Simpson. Vabbè, comunque si è salvato pure Fanboy e Cham Cham, che è un cartone animato che purtroppo non ho mai visto. Poi chi c'è? A Planet Shin, lo spin-off di Jimmy Neutron. Buzz era una bestia. Sì, devo vedere pure quello, perché c'è su Paramount Plus, ma quando clicco su Paramount Plus non mi non esce. Me lo dà. Non ce lo dà, purtroppo. E vari altri. Però cartoni animati come la terza stagione di Jimmy Neutron e altri non sono più trovabili. Quindi purtroppo ci tocca disperarci, mangiare popcorn e buttarci nel fuoco. Purtroppo non c'è più traccia di questi. Purtroppo non c'è più traccia di essi. Vabbè, andiamo alla numero 2, che forse è un po' più allegra. Groves è una serie del 2001 e basta. Che in realtà non è mai stata trasmessa in Italia. Ok, solo in Nickelodeon Australia lo mettevano. O Thailandia, non mi ricordo. Forse pure negli Stati Uniti, però non lo so. Vabbè,
Comunque era fatta dalla Nickelodeon, se non mi sbaglio, Thailandia, qualcosa del genere. Ok, ok, parliamo con calma. Di che cosa parla la serie? Allora, parla di questo pupazzo cane animato che praticamente leggeva le lettere dei bambini, faceva ascoltare musica allegra, e di questo che vogliamo parlare in questo host media. E faceva pure altre cose con la sua amica, qui non so il nome purtroppo. E poi è morto l'imperatore. Però perché non è andato in onda in Italia, voi vi state dicendo? Perché purtroppo è morto l'imperatore, non mi ricordo se era Thailandia, se non mi sbaglio. E della loro Rooming, come cacchio si chiamava? Non me lo ricordo. E comunque cosa succede? Là per tradizione, quando muore l'imperatore o qualcosa del genere, non devono trasmettere musica allegra per più di un anno. E il cartone parlava proprio di musica allegra, quindi purtroppo è stato cancellato in Italia. E non credo che è stato trasmesso su canali televisivi che trasmettevano cose di Nickelodeon. Però, è vero. Purtroppo è stato cancellato. E alla numero uno troviamo chi? Non so come si chiama questo cartone, ma va bene. Comunque parla di due ragazzi che sono a scuola e fanno parte di un fumetto. Che praticamente la serie dura quanto dura il fumetto. Ed è finita. Sì, ci dovrebbero essere 4 episodi, no, però noi riusciamo a trovarne solo uno. Ok, va bene, parliamo con calma. Nel 1999, perché la serie è vecchia, è uscita praticamente un blocco televisivo, di cui purtroppo non sapevo nemmeno di questo il nome. Praticamente qui trasmettevano dei cortometraggi con i due protagonisti, che mi ricordo i nomi, Harry e June. Praticamente dove facevano cose. Allora, di cui si conosce la conoscenza ce ne sono 5. Uno trovato e 4 non. Il primo trovato è Ballo nel fienile, basta. Poi quella della un alzo della partita a base, loro dicono calcio ma è basket. E poi ce ne sono altri 3, uno di Halloween dove c'era un fantasma col sopra il tendore che diceva buon Halloween, tipo. Gli altri due non me li ricordo, un momento. Ok, e praticamente era questo. E anche di questo non si riescono più a trovare gli altri 4 episodi. Che, purtroppo se ne trova solamente uno, però gli altri no. Però si trovano varie promo, che sono per fortuna sopravvissute, ma per il resto non si trova niente. Quindi ci tocca solamente dire Padre Maria dello Spirito Santo, torna a noi e ti do il prosciutto. Va bene ragazzi, anche per oggi il nostro video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete, commentate e noi ci vediamo alla prossima spugna di mare. Ciao!